Al Palazzo dei Rossi si è svolto il primo dei tre appuntamenti di 900 Talk, il ciclo su temi di confronto artistico e sociale, con la partecipazione di critici e artisti. Il disegno nella creazione artistica è stato il primo argomento, con la presentazione del libro di Sigfrido Bartolini, artista pistoiese. Un nuovo ciclo che inizia oggi e che sarà composto da tre incontri, uno appunto nel mese di gennaio, uno nel mese di febbraio e uno nel mese di marzo. Questa sera abbiamo un ospite molto importante, la dottoressa Iatta, curatrice dei musei, direttrice dei musei vaticani. E per noi della Fondazione è un appuntamento doppiamente significativo, perché presentiamo anche una pubblicazione su Sigfrido Bartolini, che è un artista molto importante per la storia culturale di Pistoia del Novecento, e perché con la sua consulenza scientifica ha anche contribuito alla formazione di quello che è il patrimonio proprio della Fondazione. È un grande artista pistoiese del Novecento e degli inizi del XXI secolo, è un artista che ha fatto del disegno la sua cifra, diciamo, principale artistica. È un grande pittore, un grande incisore, un grande anche uomo della mente del Novecento, quindi è molto importante testimoniare questo libro che presentiamo oggi in occasione di questa prima conferenza dedicata proprio alla creatività, al disegno come padre delle arti, che è un disegno sia sicuramente mentale, ma è un disegno anche molto pratico che permette appunto di comunicare attraverso la linea, il segno, tante cose.